In ogni competizione la partita inaugurale è sempre piena di buoni auspici. Anche questa non fa eccezione. Le edizioni precedenti ci hanno riservato colpi di scena e grandi emozioni. Siamo certi che anche quest'anno sarà così. La trepidazione e la tensione sono palpabili. Cercano l'azione veloce. La gioca a sinistra. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Sono stati molto vulnerabili durante il primo quarto d'ora nelle loro ultime gare. Oh, prova a tirare! Rete! Il Pescara ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Un solo gol a referto fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Castanos. Pallone lungo in verticale. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Bartolomei ha spazio per affondare. Palla allontanata senza troppi complimenti. Bartolomei. La gioca in profondità. Ha spazio sulla fascia. Incornata! È mancata un po' di precisione. Ha colpito bene il pallone, il gol però non è arrivato. Bartolomei. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Effetto e rinvio, ma la palla non va lontano. Tocco preciso. Tenta la conclusione. Insacca le spalle del portiere. Ora doppio vantaggio per loro. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Gli stessi uomini del primo tempo. Ragusa. Qui può partire il contropiede. Bartolomei. C'è la palla lunga in avanti. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Castanos. Provano a ripartire da dietro. Sceglie il lancio lungo. Campagnaro prevale e recupera palla. E prova a crossarla in aria. Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore. Doveva aspettare ancora prima di mettere il cross. L'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Thank you.
Il portiere la calcia lontano. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Opportunità di ripartire. Bartolomei. Di Gaudio. La mette in profondità. Il tiro! La sfera in contropiede. Atteggiamento positivo in questo secondo tempo. Subito dopo. Smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Decidono di giocarla all'indietro. Lungo passaggio in avanti. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Si arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. Il fallo è stata la conseguenza. Occhio al tiro! Vuole il lancio filtrante. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Mora riceve il passaggio, prova la conclusione, tiro davvero da dimenticare. Che succederà ora? Il gol ha sicuramente cambiato gli equilibri della partita. Hanno dimostrato di essere ancora vivi. Sicuramente continueranno a insistere per trovare il pareggio. Prosegue nella sua corsa. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Niente. Azione così. Pallone lungo, indirizzato verso la fascia. Scatta verso il pallone. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Pallone lungo, in verticale. E c'è il...